Il mondo della cultura italiana e internazionale piange la morte di Dario Fo, il giullare come veniva chiamato, premio Nobel per la letteratura nel 1997, si è spento giovedì mattina a Milano in una clinica milanese dove era ricoverato da 10 giorni per problemi polmonari. Il sodalizio con Franca Rame, morta nel 2013, è stato importante dal 1954, una coppia unita sul palcoscenico e nella vita. La notizia della morte di Fo ha fatto il giro del mondo, dall'Inghilterra all'America, passando anche per la Spagna e per l'India. Tutti i media hanno riportato la scomparsa del premio Nobel, ricordando soprattutto la sua satira. Dario Fo era stato portato in ospedale 10 giorni prima in stato di insufficienza respiratoria, una malattia silente e progressiva causata dai forti dolori alla schiena di cui soffriva da tempo. Molti sono stati i messaggi di cordoglio, dal premier Renzi agli esponenti politici, che ne hanno ricordato la figura come esempio di cultura anche da un punto di vista politico. I funerali si svolgeranno in forma laica sabato in Piazza del Duomo a Milano.